Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Oggi parliamo di Emirati Arabi Uniti, uno dei paesi, ricordiamo, più sviluppati del Medio Oriente e composto da ben 7 Emirati. La popolazione degli Emirati Arabi Uniti è quasi di 11 milioni di persone, di cui però ricordiamo soltanto il 10% sono degli Emiratini DOC. Il restante 90% è composta soprattutto da persone di altre nazionalità, sono circa 200, a maggioranza però di etnia asiatica. Nostra ospite oggi di OK Italia Parliamone, appunto per parlare di come si vive e delle tante opportunità per le nostre imprese negli Emirati Arabi Uniti, l'italiana definita l'italiana più amata dagli emiratini, Benedetta Paravia. Buongiorno e benvenuta, Paravia. Buongiorno, buongiorno, direttore. Bene, raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori la storia di Benedetta Paravia. Nasce a Salerno e nel 2002, subito dopo essersi laureata in giurisprudenza, decide di andare in vacanza per 14 giorni negli Emirati Arabi Uniti. Ricordiamo che all'epoca, nei primi anni 2000, a Dubai la presenza degli italiani che vivevano lì era ancora poco sviluppata. Oggi sono tantissimi, sono decine di migliaia i nostri connazionali che vivono negli Emirati, ma all'epoca erano qualche centinaia di persone. Tanto la Paravia è stata folgorata da quei luoghi che se n'è innamorata subito e ha deciso di prolungare quella sua vacanza di 3 mesi al momento, ma dopo ha deciso addirittura di trasferirsi negli Emirati, dove risiede ancora oggi. Benedetta, la sua è stata una scelta non facile e oserei dire anche coraggiosa per l'epoca. Possiamo dire che lei è stata letteralmente stregata da quei luoghi magici. Ma com'è nato l'incantesimo? È proprio così. Io sono uscita dall'aereo e nel momento in cui ho respirato quell'aria che era davvero l'aria del deserto, perché nel 2002 la città non era ancora sviluppata, tantissimi progetti di real estate neanche erano stati forse pensati, quindi c'era davvero poco, ma quel poco che c'era era per me tutto abbastanza, insomma, per decidere di continuare a star lì e provare questa esperienza di vita, perché d'altronde è un posto che mi ha dato serenità e felicità, quindi ho assecondato semplicemente il mio sentire e quindi ho comunicato dopo 2 settimane che sarei rimasta altri 3 mesi e devo dire che sono anche molto fortunata ad avere avuto una famiglia, dei genitori sempre di gran supporto e anche di larghe vedute, perché per esempio i miei genitori non hanno mai avuto pregiudizi nei confronti del mondo arabo. E questo è molto importante, perché ovviamente spesso i media veicolano delle informazioni che sono abbastanza, possono deviare un po' la conoscenza del mondo arabo e anche della estrema gentilezza e cordialità di queste persone. Lei ha paragonato, leggevo in alcune sue interviste, che ha paragonato il popolo arabo che l'ha accolta ai meridionali, ai calabresi, ai siciliani e campani come tipo di accoglienza, vero? Beh, sì, proprio così, infatti, siamo simili in molte cose, ma d'altronde noi abbiamo avuto parecchi secoli di dominazione araba in Italia, e questo si sente, e non a caso, infatti, ci sono dei punti comuni, soprattutto al sud dell'Italia, quali appunto il valore della famiglia, l'ospitalità che è sacra. Non tutti sanno, per esempio, che per un islamico o un musulmano, se qualcuno entra a casa sua, lo deve assolutamente riverire per 3 giorni. Per 3 giorni deve riverirlo, quindi in pratica può essere ospite, gli offre acqua e cibo, lo accoglie come se fosse un membro di famiglia. E questo è una delle regole sacre del mondo arabo-islamico. Ecco, negli Emirati lei, fra le principali attività, è produttrice di contenuti proprio finalizzati al mondo arabo, o meglio di documentari che vengono trasmessi sulle varie TV locali, e conduce a capo scoperto, questo è importante, voglio sottolinearlo, un seguitissimo programma che si chiama Hi Dubai, da lei tenuto ovviamente in lingua inglese, non in lingua araba, che sapevo che parla ma non da tenere, ecco, ovviamente da condurre una trasmissione, e il suo team è un team composto principalmente da donne e da giovani donne. E proprio di donne voglio parlare. Benedetta, come vivono le donne negli Emirati? Ci sono delle restrizioni per loro?
Dunque, io quando sono arrivata nel paese, ovviamente ho avuto la fortuna di lavorare con le università degli Emirati Arabi, fin da subito, con un bellissimo programma culturale che abbiamo pensato con la mia famiglia, The Intercultural Project, quindi il progetto interculturale, e perciò ho avuto proprio modo di vedere la trasformazione generazionale di queste ragazzine, di queste donne nei vari anni che poi sono venuti da noi in Italia. All'inizio devo dire che c'erano dei tabù nella società, per esempio, una ragazza che volesse fare media e comunicazione e quindi volesse sognasse di condurre un TG, era vista molto male dalla famiglia. Diciamo che la famiglia se ne crucciava parecchio perché non era una cosa gradita alla società che la ragazza si esponesse agli altri, ecco. Ecco, poi con il tempo però, un po' con tutti questi corsi che abbiamo fatto in Italia di gran successo, anche con il patrocinio dell'ambasciata dei due paesi, quindi poi ho avuto il piacere di lavorare con tantissimi ambasciatori, perché ovviamente dal 2002 ad oggi sono quasi 20 anni. Quindi questo progetto interculturale, secondo me, è stato anche un modo, e questo mi è stato detto dai dean, quindi dai rettori dei vari collegi, che in pratica molte ragazze si siano liberate e abbiano fatto comprendere alle loro famiglie di quanto fosse importante sia la loro visione del proprio futuro, sia anche proprio aprire la mente e provare strade che fino ad allora erano state inesplorate. Ecco, perché ricordiamo, lei lo aveva appena accennato, che è dal 2003, quindi l'anno dopo del suo arrivo negli Emirati Arabi Uniti, che lei fa un po' da ponte, possiamo dire, tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti e facilita appunto le giovani ragazze emiratine che vogliono venire a scoprire le bellezze del nostro paese, convincendo le famiglie anche a consentire a queste giovani universitarie, solitamente hanno tra i 17 e i 18 anni, a venire in Italia, in Europa, per seguire dei corsi mirati. Ha lottato anche contro una grande diffidenza, perché forse, ecco, gli italiani erano visti anche come persone non troppo affidabili. Beh, allora, sicuramente ci sono stati nel corso del tempo degli italiani che hanno deluso molto, assolutamente, però devo dire che io ho un ricordo meraviglioso. Un anno si iscrissero 600 studenti ai nostri corsi e ovviamente erano troppi, quindi ne portammo 72, che 72 però anche erano parecchi, ed Numero. erano tantissime donne e un gruppo di circa 15 ragazzi. Quell'anno ci fu anche Higher College of Technology, che è una delle tre università governative, appunto. Noi avevamo firmato accordi solo con le università del governo e lavoravamo solo con le università del governo emiratino. Io ricordo che le mamme e le nonne a volte all'aeroporto con la maschera tribale tipica emiratina, coperte, che mi abbracciavano e mi dicevano: ti offro mio figlio, me lo dicevano in arabo, e la figlia traduceva ciò che la nonna stava dicendo con la mamma. E quindi devo dire che io onestamente non posso dire nulla. Io mi sono innamorata del loro essere così fanciulli, anche gli adulti, perché se qualcuno conosce bene il popolo emiratino, scoprirà quando c'è proprio in intima conoscenza. Quindi quando diventa un membro della loro famiglia, scoprirà che sono veramente dei puri, diciamo, proprio ecco, rimangono dei fanciulli, ed è molto bello questo, perché quando cascano le barriere sociali, delle convenzioni sociali, anche loro sono molto formali esteriormente nella società, però poi quando si ha il privilegio di viverli privatamente, devo dire che danno grande soddisfazione emotiva. Tutti, sia uomini che donne, ragazzi, ragazze, fa le famiglie, sono davvero straordinari. Bene, i suoi bei tratti mediterranei hanno fatto sì che nel 2002 lei è stata scelta a Dubai come testimonial di Cartier subito dopo una importante attrice italiana, la Monica Bellucci, anche lei con tratti molto mediterranei, quindi insomma forse anche per facilitare la promozione all'interno di quel paese. Subito dopo questa esperienza lei ha deciso di adoperarsi per favorire appunto
la presenza delle ragazze arabe sulla nella televisione, sui giornali, sì, addirittura anche senza il velo, quindi sfidando un grande tabù che fino a quel momento era esistente. Non ha mai pensato di essere considerata una rivoluzionaria per quei luoghi? Non ha mai avuto paura anche per la sua incolumità? No, paura no, però devo dire che mi hanno veramente una mano santa delle guide del paese, che mi hanno inizialmente probabilmente mi hanno guardato con grande curiosità, poi con perplessità, però devo dire che poi sono stati in grado, da grandi personaggi quali sono, di poter capire anche l'importanza sostanziale del mio contributo al paese, perché una cosa è certa: io quel paese lo amo, ma lo amo nel senso che ho dato a quel paese, perché in realtà molti altri personaggi che conosco e che hanno fatto poco per contribuire alla società, magari hanno ottenuto tanto di più, ma quando si ama si vuole dare, non tanto ricevere, cioè si dà, perché la cultura mi piaceva molto, mi piaceva tantissimo l'atmosfera che si respirava. Poi inizialmente, nei primi anni, essere accanto ai rulers del paese, essere accanto alle guide del paese, era una cosa del tutto naturale, perché io ero entrata subito nella comunità locale, quindi mi sono trovata a conoscere personaggi straordinari che oggi sono inavvicinabili per la maggior parte delle persone, quindi hanno avuto modo di conoscermi sia da ragazzina, da appena laureata, con poche ma sorprendenti idee, che poi nel corso del tempo, quindi sono quasi 20 anni. Eh beh, sì, tanto lei oramai tanto si è fatta amare dal paese emiratino, che lei oggi è anche un'affermatissima cantante. Ricordiamo che c'è un suo brano, Emarat, che è stato per tanti mesi in vetta alle classifiche del paese, e il suo volto oggi, se uno gira per gli Emirati Arabi Uniti, se uno gira a Dubai, è presente su tantissimi cartelloni per promuovere la nuova stagione anche della sua trasmissione televisiva. Possiamo definirla oggi una vera e propria ambasciatrice del nostro paese degli Emirati Arabi Uniti? Beh, allora, sicuramente io ho sempre portato in alto la bandiera dell'Italia, non solo in quel paese ma anche in altri che ho frequentato. Però diciamo che i media amano definirmi il contrario, cioè ambasciatore del mondo arabo nell'Occidente. Ecco, in realtà, però, ecco, il mio ruolo è ambivalente, perché tutto sommato, portando un buon esempio di idee brillanti, concretezza e soprattutto promuovendo continuamente il Made in Italy nel Medio Oriente, perché peraltro quella canzone dedicata al paese Emirati Arabi Uniti fu in vetta alle classifiche del Medio Oriente, non di quel paese solamente, per settimane, circa un mese. E fu campione di incassi. Anche lì c'era una specie di regola non scritta, dove non si poteva indossare la bandiera del paese. E io quel video lo feci con dei vestiti che chiaramente richiamavano tutti i colori della bandiera emiratina. Ci fu un media specialist che mi disse: c'è una regola non scritta, questo video non potrà andare avanti, non potrà essere promosso, e come al solito, con la mia testardaggine, dissi: ma questa è un'opinione di una persona, vediamo come lo accolgono il resto della comunità. E quindi erano tutti contenti. Mi ricordo che c'è Sheikh Alubna, che allora era ministro della tolleranza, forse, o forse era ancora ministro del commercio estero quando uscì la canzone nel 2014, quando la incontravo me la canticchiava. You love, faceva, e perché lei poi, fra l'altro, è nata il 9 gennaio come me, ed è una donna veramente straordinaria, perché io mi reputo molto caparbia. Sheikh Alubna è stata la prima donna nella storia ministro delle finanze nel mondo, insomma, quindi neanche nell'Occidente abbiamo avuto, credo, mi corregga se sbaglio, un ministro delle finanze donna, e loro lo hanno avuto nel 2004. Sì, sì, su questo sono molto avanti. Ecco, parliamo un po' di commercio, di imprenditoria. Sono oltre 800 le società italiane che sono oggi presenti negli Emirati Arabi Uniti. I settori più apprezzati del nostro Made in Italy sono tutti i prodotti di consumo, specie se sono prodotti di lusso e ben brandizzati.
Gli Emirati Arabi Uniti sono particolarmente attratti quindi dalla cultura, dalla storia e dalla tradizione italiana. Quale futuro secondo lei c'è per il nostro Made in Italy in quel paese? Il futuro sicuramente è messo in mano al singolo imprenditore, ma anche al coordinamento con la nostra diplomazia. Oggi noi abbiamo la fortuna di avere un ambasciatore veramente molto attivo e molto capace, e poiché, come si sa, la nostra diplomazia è molto personale, non ha una definizione globale come può avere la diplomazia spagnola, che sono un po' tutti fatti con lo stampino. Ecco, noi siamo molto, gli italiani sono molto individualisti, sono molto, diciamo, il proprio essere all'estero è l'italiano tal dei tali, non tanto visti come una comunità. Oggi speriamo che appunto con questa grande volontà di fare squadra, fare sistema nel vero senso della parola, perché poi in tanti anni io ho lavorato con varie associazioni di categoria, ho avuto una società che si chiamava Al-Wasata, il ponte proprio, abbiamo fatto aprire parecchie società italiane negli Emirati Arabi. Oggi vedo che la presenza delle imprese italiane è cresciuta esponenzialmente, ma soprattutto la cosa più bella è quando si fa sistema con le nostre istituzioni, che è la cosa più importante, perché avere il supporto delle proprie istituzioni fa sentire un imprenditore alle prime armi molto più a casa, molto più sereno. Quindi devo dire che oggi abbiamo la fortuna di avere ambasciatori e console molto attivi e tutto un resto di quadro istituzionale che si è ben composto anche in vista dell'Expo Dubai, dove Milano, comunque l'Italia, passa il testimone agli Emirati Arabi Uniti. Infatti, ecco, noi abbiamo avuto il piacere con Occhio Italia Parliamo di intervistare l'ambasciatore Nicola Lehner, che ricordiamo un ambasciatore veramente molto attivo, che sta facendo tanto, e lei diceva una cosa giusta, ecco, l'occasione dell'Expo sarà veramente una grandissima vetrina, un'occasione molto importante. Le chiedo quali vantaggi ci sono, anche in virtù di quello che sarà poi lo sviluppo seguente all'Expo di Dubai, quali vantaggi ci sono nel fare impresa oggi negli Emirati Arabi Uniti, ma soprattutto quali sono gli scenari di investimento che secondo lei si stanno delineando in quel paese? Allora, certamente oggi abbiamo a che fare con una ripresa necessaria in tutto il mondo, perché abbiamo avuto uno shock, Terribile. chiunque, uno shock terribile. Ci sono state tante imprese che purtroppo hanno chiuso, tanti conti cancellati dalle banche, insomma, ci sono state chiusure dei conti bancari, che questo è molto significativo. Il primo dato che io raccolgo per fare un attimo un esame è quanta gente sia andata via da un determinato paese nel momento del problema, nel momento del bisogno. Quindi questo fa capire come ci siano ovviamente delle figure professionali sempre in bilico, perché sono dipendenti dalla prosperità di quel paese in quel determinato momento. Però poi ci sono tante altre realtà che ovviamente, se portate avanti con criterio, ecco, magari riescono a fare anche di più in momenti del bisogno. Ora, l'Expo lo vediamo, lo aspettiamo tutti con una grande speranza, affinché appunto possa essere quell'evento che si pensava sarebbe stato quest'anno, perché hanno pensato ovviamente le cose molto alla grande. Una cosa bella che succederà in concomitanza con i 50 anni del paese. E quindi sarà un festeggiamento sicuramente più grandioso di quello che avevamo pensato. Il Made in Italy sta avanzando. Ovviamente noi abbiamo dei competitor, credo quasi, tra virgolette, inarrivabili a livello di dati, perché abbiamo la Cina che ormai produce su larga scala qualsiasi cosa, si è migliorata nella produzione, quindi produce anche cose che effettivamente hanno buone rifiniture, sono prodotti anche durevoli nel tempo, quindi è un colosso enorme. Quindi come possiamo sicuramente
continuare ad accedere nel mondo con la nostra specialità, con il nostro Made in Italy che è inarrivabile e soprattutto anche con delle normative che magari possono essere di supporto direttamente dal nostro paese, perché noi abbiamo per decenni avuto ristorante italiano fatto in Italia, eccetera, e non avevano assolutamente i criteri, non erano fatti da italiani e non c'era assolutamente la qualità e neanche una rievocazione di quello che potesse essere. Purtroppo questo ha fatto sì che anche la nostra identità di imprenditori, la identità di paese si sia spersonalizzata, perché è stato reso possibile a tutti parlare di Italia, dire che il prodotto era italiano, oppure addirittura, insomma, come abbiamo visto negli anni scorsi, qualsiasi ristorante aveva una bandiera italiana e attraeva clienti, ma non lo era affatto. Questo purtroppo è vero. Le chiedo un'ultima domanda che penso che sia molto importante per tutti i nostri ascoltatori. Ecco, qui mi rivolgo più che altro al suo cuore, che è metà emiratino e metà italiano, perché voglio dire, lei si sente italiana, ovviamente, come lo è, giustamente, fiera di essere italiana, ma parte del suo cuore oramai, così come anche del suo impegno, è ovviamente all'interno di quel paese. Esistono, chiamiamole, delle regole d'oro, sia comportamentali tra le persone che vogliono relazionarsi con il mondo arabo, in particolare con il mondo emiratino, o anche degli imprenditori che vogliono provare ad avere successo in quel mercato. Bisogna rispettare delle regole d'oro per evitare di scontrarsi comunque con una cultura differente? Sì, allora, come dicevo anche prima, sicuramente è un popolo molto formale, ci tiene molto alla forma, soprattutto nella società pubblica, quindi l'importante è essere sempre corretti formalmente. La gentilezza è alla base, perché una cosa forse che non tutti sanno, diciamo l'imprecazione oppure anche la mancanza di pazienza all'interno di, per esempio, una via trafficata è punibile dalla legge, mentre se io quando ritorno a Roma dagli Emirati e ho un trauma con le persone che mandano a quel paese tutti, cioè, diciamo che subisco un po' uno shock culturale. Però ecco, lì le basi sono formalità, gentilezza, rispetto, quindi reciproco, e soprattutto evitare fusioni fastidiose in pubblico tra un uomo e una donna, quindi per esempio i baci, ma è una cosa anche abbastanza, io capisco il bacio a Parigi sotto la Torre Eiffel, che proprio uno non se lo può far scappare, ma ecco, ci sono certe fusioni che danno fastidio per me anche in Italia. Se io ormai forse sarò bigotta, ma la mentalità mi è un po' venuta, certe cose vanno tenute nella sfera privata e in quel paese vanno tenute nella sfera privata, perché altrimenti, insomma, ci sono delle regole che subentrano. Ma per esempio di recente mi ha stupito molto, c'è stato un ulteriore avanzamento nella società, perché l'Emirato di Dubai ha tolto il divieto di essere nella stessa camera d'albergo o di convivenza tra due persone dello stesso sesso che non siano familiari e che non siano sposati. Ha tolto questo divieto, quindi ad oggi, per dire, dei fidanzati a tutti gli effetti sotto la legge possono affittare una casa insieme, possono occupare la stanza d'albergo, cosa che si faceva anche prima, però non era consentito. Ecco, io per esempio mi sono sempre attenuta a queste regole e infatti non ho mai avuto problemi in questo senso. Molto bene, allora io ringrazio Benedetta Paravia per l'amabile chiacchierata che abbiamo fatto, per averci raccontato un paese lontano, ma sempre più vicino all'Italia, perché i rapporti sono sempre più forti, sia da un punto di vista diplomatico, ma anche imprenditoriale, perché tante imprese sono veramente allettate da venire a realizzare attività di business in quel paese, che è anche poi un ponte di apertura per il commercio internazionale molto importante, è un hub di smistamento, quindi veramente è un luogo privilegiato anche per il nostro Made in Italy. Grazie ancora Benedetta Paravia, complimenti e soprattutto un grande in bocca al lupo per la sua carriera. Torneremo sicuramente a collegarci con lei per avere degli sviluppi.
Grazie di essere stata con noi. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie.